Il territorio e la vita quotidiana, siamo pagina 69. Le abitudini e il modo di vivere degli antichi egizi dipendevano molto dal territorio e dalle risorse che questo offriva. E come voi sapete, il territorio su cui si sviluppò la civiltà egizia erano le sponde del Nilo. E come abbiamo studiato, sulle sponde del Nilo veniva depositato il limo, che era questo fango che veniva lasciato in seguito alle esondazioni del fiume che avvenivano di solito a luglio tutti gli anni. Quando le acque si ritiravano, lasciavano questo limo che rendeva il terreno molto fertile. E per questo le coltivazioni rendevano prodotti abbondanti come cereali, orzo, grano, oppure legumi come piselli, lenticchie, oppure frutta come i datteri, i fichi, le mandorle, i cocomeri. Dall'orzo, per esempio, si poteva ricavare una bevanda ancora diffusa oggi e che già nell'Antico Egitto aveva il suo successo, e sto parlando della birra. Mentre dal farro, ma anche dall'orzo stesso, si ricavava la farina per fare pane e focacce. Inoltre, come si alimentavano? Ovviamente la dieta si basava anche sul pesce, in quanto era un prodotto che il fiume offriva in abbondanza, ma anche si nutrivano anche con la selvaggina, cioè con animali selvatici, in particolare con gli uccelli acquatici che nidificavano, cioè che costruivano i loro nidi vicino alle sponde del Nilo. Lungo le sponde del Nilo cresceva anche una pianta detta lino e con le fibre di questa pianta, cioè del lino, si producevano dei tessuti e con questi tessuti degli abiti. Ancora oggi, sicuramente se chiedete alle vostre mamme, vi faranno vedere che nel loro armadio hanno una camicetta, hanno qualche cosa in lino. Che è appunto questa pianta che cresce lungo le sponde del Nilo e che ha alcune caratteristiche. Intanto è un tessuto naturale, fresco, permette la traspirazione. Era un tessuto molto utilizzato. Gli uomini di solito indossavano un gonnellino lungo fino alle ginocchia, a volte anche lungo fino alle caviglie. Mentre le donne, come possiamo vedere anche a pagina 69, queste donne musiciste indossavano delle tuniche fino alle caviglie. Inoltre, le donne, se erano ricche, si tingevano anche i capelli, cioè si coloravano i capelli e le unghie, e si truccavano, si cospargevano il corpo con degli oli profumati. I sacerdoti indossavano anche questi gonnellini come gli uomini, in più indossavano anche delle pelli di leopardo per distinguersi, per dimostrare appunto la loro importanza. Nei periodi più freddi si indossavano dei mantelli più pesanti. Gli oggetti quotidiani possiamo ricordare i sandali che venivano costruiti anche con il papiro, con la pianta del papiro di cui abbiamo parlato prima. Vi ricordate, col papiro si facevano questi rotoli che somigliavano alla carta su cui scrivere, ma facevano anche, per esempio, delle stuoie su cui sedersi, sdraiarsi, come le stuoie che ancora oggi noi mettiamo in spiaggia, no? Per coricarci e prendere il sole. Oppure con il papiro venivano anche fatte delle ceste, delle corde o delle reti. Vedete, a pagina 69 ci sono dei sandali fatti proprio con la pianta del papiro, che è questa che abbiamo qua nella foto. Con le canne che crescevano sempre lungo le sponde del Nilo e con il legno delle palme, venivano anche costruite delle imbarcazioni, delle zattere, ma anche mobili che poi andavano nelle abitazioni degli antichi egizi. Qui di seguito vi lascio un paio di video da guardare. Buon lavoro!